Un sistema di strumentazioni acustiche lungo le strade dell'area protetta del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise servirà a scongiurare gli incidenti stradali dovuti agli attraversamenti degli animali selvatici. I nuovi impianti, installati dall'ente parco in collaborazione con l'ANAS, emettendo suoni, cercheranno di dissuadere la fauna selvatica dall'attraversamento delle arterie viarie con l'obiettivo di tutelare animali e automobilisti e rendere più sicure le strade che intersecano le aree protette, come ha spiegato il direttore del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, Luciano Sammarone. Nei giorni scorsi abbiamo installato la prima parte delle strumentazioni previste nell'ambito del progetto Life Safe Crossing, che sono finalizzate a ridurre gli incidenti stradali lungo alcune delle arterie più importanti che attraversano l'area del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, ma anche del Parco Nazionale della Maiella, perché il progetto lo stiamo portando avanti assieme. Sono delle attrezzature che sostanzialmente servono a dissuadere gli animali, ad allontanare gli animali. Funzionano in maniera, come dire, sincrona rispetto alla presenza contemporanea di veicoli sulla strada e animali che si stanno avvicinando. E quindi queste strumentazioni emettono dei suoni sempre diversi che allontanano gli animali. Quello degli incidenti tra i veicoli e la fauna selvatica è un problema che si sta verificando in maniera sempre più frequente e per il quale il Parco Nazionale d'Abruzzo è impegnato. Tra l'altro, proprio in questi giorni abbiamo iniziato il lavoro di messa in sicurezza, ancorché in maniera temporanea, del primo tratto a ridosso dell'autostrada A25 nei pressi di Carrito, dell'imbocco della galleria di Cocullo, e serve fondamentalmente ad assicurare maggiore sicurezza agli utenti della strada, perché poi la pubblica incolumità è sempre prioritaria, ma come nel caso di esemplari di orso bruno marsicano, che è una specie particolarmente a rischio, serve ovviamente a garantire la conservazione e la sopravvivenza a questi animali. È un progetto che ovviamente mira a dare delle soluzioni tampone, perché le soluzioni strutturali sono altre, sono quelle che devono necessariamente prevedere dei sovrappassi o dei sottopassi. Come parco l'abbiamo installato il primo in comune di Castel di Sangro, nei pressi del posto dove la vigilia di Natale 2019 venne investita e uccisa una femmina di orso. Altri li installeremo prossimamente sulla statale 17 nei pressi di Barrea e nei pressi di Pescasseroli.